Alza la testa, Tony Ponzi. Quella di stasera con il Franco Picchiapò è la partita da non sbagliare. Dopo la promozione sfiorata, quest'anno una falsa partenza. Poi la prima vittoria contro il Lions. Altri 3 punti servono per la continuità e per staccare un Franco Picchiapò che stasera gioca per scavalcare i super favoriti del girone e vendicare la doppia sonora sconfitta della scorsa stagione. Buonasera dal Circolo Stella Azzurra, quarta giornata di Serie A2. Benvenuti a Tony Ponzi Investigazioni. Franco Picchiapò, calcio a 8. Cronaca, arriva adesso il suggerimento per Lotti. Recupera palla Felicetti. Felicetti, scambio all'indietro. Servito il portiere. Mamma mia, che brividi per il Franco Picchiapò. Attenzione con la palla che spiove. Poi alla fine messo a terra con un giocatore del Tony Ponzi Investigazione. Protestano i gialli. Ci prova adesso il Tony Ponzi Investigazioni da destra. Attenzione, tutto libero col tiro al volo, smanaccia il portiere. Incursione clamorosa per il Tony Ponzi Investigazioni sui piedi di Bettinelli. Il calcio d'angolo battuto, il colpo di testa e l'illusione della rete. La palla pizzica infatti la porta difesa da Soncini. Di spalla qui il controllo di Peleggi, che è riuscito a servire il compagno e poi arriva il gol, il vantaggio del Tony Ponzi Investigazioni, un cross, un tiro rasoterra e poi la rete del Tony Ponzi Investigazioni. Segnare il gol il numero 9, Davide Bettinelli. Lo scarico, il tiro di Giovagnoli. Cambiata la palla sempre sulla fascia destra, porta palla Bettinelli e c'è il miracolo qui di Ilario Soncini. Bettinelli si muove ai limiti dell'area, poi deve scaricare. Invece decide di portare palla, azione personale di Bettinelli e poi alla fine sul suo tiro che arriva la beffa, l'autogol del Franco Picchiapò, 2-0 del Tony Ponzi Investigazioni. Va lui all'impostazione, buono il suggerimento sulla destra, si concretizza l'1-2, Peleggi prova il tiro. La parata, il pallone spiove poi fuori dall'area. Qui altro intervento decisivo di Ilario Soncini. Non riesce ad evitare la rimessa in attacco. E poi occasione clamorosa direttamente da rimessa laterale per Temperini che però sbaglia sotto porta. Lo trova, buono l'aggancio, il suggerimento, il tiro che viene murato, altro tiro e il gol di Patrizio Peleggi che quando vede il Franco Picchiapò non può fare altro che segnare, lo fa anche questa volta ed è il 3-0 del Tony Ponzi Investigazioni. Strozzato qui il tiro di Dario Lotti su cui finisce però la partita, su cui c'è il triplice fischio dell'arbitro, vittoria fondamentale per il Tony Ponzi Investigazioni, la seconda consecutiva 3-0 al Franco Picchiapò.